come tu vedi l'emozione grande, le famiglie che hanno avuto i primi abbinamenti, già là si partiva con un'emozione straordinaria, oggi hanno definitivamente la chiave della dignità, la chiave, diciamo, di un alloggio dignitoso dove per anni hanno vissuto in maniera, diciamo, disumana. Un momento storico, un momento straordinario, perché tutto quello che sta accadendo a Scampia è frutto della loro battaglia, è frutto della loro lotta, è frutto della nostra storia, di chi vive in quei posti dove era tutto al buio, oggi sta splendendo un po' di sole e di luce. Sicuramente la battaglia prosegue, perché non ci dimentichiamo che all'interno di quei mostri esistono ancora 350 nuclei familiari che aspettano anche loro un alloggio dignitoso. Noi come Comitato Vele rilanciamo la lotta affinché, diciamo, non solo devono avere gli alloggi, ma nel momento in cui devono stare all'interno di quei mostri devono stare in modo dignitoso, partendo dai servizi, partendo dalle pulizie, partendo, diciamo, dalle tante richieste che le famiglie vengano, diciamo, vanno fatte, e vanno, diciamo, chiara la responsabilità politica deve intervenire subito. Da parte mia è una doppia emozione, sia come comitato che come assegnatario. Dicevo, le vele stanno ancora lì, però la battaglia del comitato è quella di abbatterle, non tutte, ma tre si devono abbattere. Quindi già fra un mesetto penso che inizieremo a cantierizzare la Torre Verde. Dopo che abbiamo spostato le persone che stanno nella torre, nella vela celeste, già si può cantierizzare e penso anche ad iniziare ad abbatterla. Il cuore rimarrà sempre nelle vele, perché ci sono stati 18 anni, quindi c'è una parte della mia vita che rimarrà sicuramente là. Le differenze, penso che io abito al nono piano e per 18 anni me le sono fatte a piedi tutti i 9 piani, perché non ci sono mai stati gli ascensori, e quindi invece qua già ho preso la casa al secondo piano e comunque c'è anche l'ascensore. C'è una bella esposizione di sole, e poi la cosa più importante è che come comitato abbiamo sempre combattuto per non far fare di nuovi grattacieli, così, piani massimo 4-5 piani. Ormai sono parchi chiusi, quindi le persone hanno una loro dimensione, pure per i bambini. Quando i bambini nel parco all'interno possono giocare, possono scendere, mentre invece nelle vele purtroppo i bambini che stanno e quelli che ci sono stati gli abbiamo negato un po' della loro infanzia, perché non potevano scendere giù a giocare. Inizia una nuova vita per tutti, però la cosa più importante è che questa è una battaglia che abbiamo vinto, dobbiamo vincere la guerra. Perché nelle quattro vele sono ancora quasi 300-350 famiglie, e col tempo anche a loro dobbiamo dare una casa dignitosa.